Giacomo Fauro, siamo qui a San Martino di Castrozza, tu sei il titolare dell'albergo e ristorante D'Ameto, classe 1927, in qualche modo anche la memoria storica di San Martino di Castrozza e di come San Martino è diventata la località sciistica che conosciamo. Da dove siete partiti e qual è stato un po' il percorso del vostro paese? I primi abitanti provenivano dalla valle di Primiero, giù dai comuni di Tonadico, Transacqua, Fira, Mezzano, Imer, e venivano su a lavorare dalla primavera all'autunno, perché dopo d'inverno qua non c'era niente, e hanno cominciato pronto del 27 la prima stagione invernale. Mio padre è rimasto qua anche d'inverno, e poi noi si andava a scuola perché ce n'erano pochi qua abitanti, sono stati qualche centinaio all'inizio, dopo piano piano del 33-34 allora si è un po' ripopolato il paese, e allora anche noi, io ho incominciato ad andare a scuola qua del 1934, e c'era la scuola, dicevano la scuola redenta dei Mussolini, aveva una maestra e c'erano 5 classi, la prima, due anni la seconda, due anni la terza, due anni la quarta e un anno la quinta, e si aveva fatto gli 8 anni. Finito del 41, io ho finito del 41, era iniziata la guerra. Allora anche allora si andava, si faceva le gare di sci con i scolari, se dopo venivano, era venuto, non so, Starace, che era uno dei cose di Mussolini, e qua sugli alberghi venivano tutti i studenti, quelli dell'università dell'Europa, avevano messo su sui tetti degli alberghi Dux, no? Erano tutti quei internazionali, venivano qua a passare perché era uno dei primi centri invernali, insomma. A quando risale, a quale data, il primo impianto sciistico qui a San Martino di Castrozza? Hanno incominciato nel 1936, avevano fatto una slittovia che andava sulla Tognola. Due slittoni, uno dopo l'altro, e stavano su 18 persone. Era fatta come una pista, e ha funzionato fino che è iniziata la guerra del 41-42. Dopo l'hanno smessa perché la guerra dal 41 al 45 non l'ha mai più usufruita. Dopo io ho dovuto imparare un mestiere, sono andato a Fiera di Primiero a imparare il meccanico, perché era quello che mi piaceva. Dal 46 al 48, fine 48. Nel 49 ho fatto un anno di militare, e sono andato con i mezzi un po' anche per imparare, ho fatto radiotelegrafista, ho imparato l'alfabeto Morse, tutto perché ha servito dopo anche. E ho fatto un anno, vi dico, e sono arrivato il 6 di dicembre che ho finito quell'anno di militare. All'8 ero su che facevo andare, avevano fatto la seggiovia che andava su a Puntarolle dal Ponte Fosse, ho cominciato a far andare quella perché allora uno bisognava avere un po' di pratica meccanica, elettricista, così, insomma, quello che serviva per quei telefoni, anche avevo sotto il militare, ho imparato tante cose. E di lì in avanti? E là dopo hanno costruito la seggiovia che dal Ponte Fosse veniva a San Martino. Allora ho fatto funzionare quella. Dopo del 51 qua avevano fatto questa del Col Verde, proprietario che era il conte Bovio di Feltre, che era proprietario della banca, Bovio, cercava una persona. Allora un mio zio dice, guarda che mi ha accompagnato fuori e dice, le do carta bianca se mi gestisse sta seggiovia. Stavate in qualche modo facendo qualcosa di grande, qualcosa di nuovo. Come vivevate questo spirito, la scommessa di portare le persone fino in quota con i nuovi impianti di risalita? Quando abbiamo fatto la funivia, che a Bianchi del Ciro siamo andati su a vedere dove si può fare qua e là del 54, ci abbiamo impiegato 3 anni, perché prima a vedere, dopo a incominciare
avevamo anche 50-60 operai, perché era tutto a mano, anche a portare su la fune della teleferica per tirare su il materiale, 50 operai, un carico sulla spalla per uno, 20-30 kg e un pezzo di corda così faceva, ma abbiamo impiegato 2 giorni ad andare su sulla Rosetta, perché non so se c'è un sentiero. Cosa. Messa sulla teleferica, dopo abbiamo cominciato a tirare su un po' di cemento e questo, e lassù, dopo l'impresa che era qua di Fonzaro, Arten, aveva portato 2 pettumiere col motore a scoppio che non esistevano in giro da nessuna parte. Allora ho cominciato là a portare su sabbia che veniva dentro coi camion e la mettevamo nei sacchetti a portare su. E dopo lassù abbiamo messo un frantoio a fare la ghiaia e si metteva dentro un po' di sabbia perché la ghiaia solo col frantoio è troppo viva. E là si è lavorato 2 anni, 3, sempre su e giù a piedi. E il 57 abbiamo cominciato a farla funzionare e allora dopo sono venuti da Trento, perché allora c'era l'ispettorato, ha fatto il collaudo. E ha funzionato il primo giorno, perché l'abbiamo fatta funzionare prima e l'hanno inaugurata dopo, il 7 luglio, il 7 del 7 del 57, è proprio la data del primo giorno che era così bello. Ma e dopo il grande turismo quando arriva, quando cominciano ad arrivare i numeri che vediamo oggi? Sì, 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 il numero, ma del 57 e 58 dopo ha incominciato proprio il coso. Dopo hanno incominciato a venire a fare condomini e così, ma se no gli alberghi grossi c'erano, erano sempre proprio di prima categoria, non so, il Dolomiti, Sasmaura, così. E veniva sempre gente, non so, la Lollobrigida, la Mangano, tutti qui là. E dopo il re Leopoldo del Belgio, perché ho tante foto del Belgio. E quelli là. E veniva sempre su col verde, perché era l'impianto che venivano da tutte le parti, perché si aveva messo anche una siovia su in cima. E là andava quasi fino alla fine di giugno, che tante volte bisognava fermare proprio per fare la manutenzione, che dopo veniva l'estate, ma si mandava su sempre 1.000-1.300 persone al giorno, e non era mica proprio, si lavorava 12 ore, 13. Ci sono quasi oggi a San Martino più posti letto negli alberghi che non il numero degli abitanti. Esatto, noi altri siamo in 300-400 come abitanti di qua, dopo qualcuno che ha fatto che ha comprato appartamenti o così, allora avevano fatto per pagare poche tasse anche a confronto, erano censiti che vivevano giù. Siamo in 500 in tutti adesso, ma compresi anche gli esterni, insomma. Il turismo delle uscine porta molti di più. Sì, sì. No, ma l'estate qua è un impianto estivo più che altro, ma ne venivano da tutte le parti del mondo. E allora la funivia, che era una cosa un po' nominata, pareva che fosse chissà cosa, no? Insomma, come che l'è stata. Il presidente dell'azienda di soggiorno era il conte Bovio, un fratello avvocato. E allora ha fatto venire il Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, a inaugurarla, che adesso non va neanche il sindaco, l'ho detto ancora, anche un'altra volta mi ha intervistato, non va neanche il sindaco, tante volte manda il vice o un altro suo ancora. È venuto qua, era una festa, bandiere italiane, su noni, seggiolino, piloni, sotto le gabine, tutta una, lei ha una giornata così.